Come viene fatta una stima immobiliare professionale? Ciao, un saluto da Andrea Rocco. Una stima immobiliare professionale ti aiuterà a capire quale decisione è più conveniente per te quando ti trovi in una di queste circostanze. Capire se è il momento di vendere o meno. Devi pianificare una divisione patrimoniale. Hai deciso di vendere la tua quota ereditata. Scegliere se affittare o vendere la tua proprietà. Mentre se ti trovi dalla parte di chi acquista, conoscere semplicemente il prezzo più opportuno da offrire al proprietario. Qual è il criterio di valutazione per una stima professionale? Il criterio con cui vengono valutate le proprietà con una stima professionale è moltiplicare la superficie commerciale per la quotazione al metro quadrato per il coefficiente di merito. Per superficie commerciale si intende tutto ciò che di una proprietà è vendibile oltre la sua superficie calpestabile. Ad esempio, i muri perimetrali, il balcone, il giardino, le pertinenze ad uso esclusivo, tipo il posto auto, la cantina, la soffitta. Ad ognuna di queste si considera una percentuale a seconda della destinazione d'uso. Piccola parentesi, per capire come calcolare la superficie commerciale, ti invito a non perdere i miei video. Iscriviti ora e clicca la campanella di notifica. Chiudo parentesi. Per quotazione al metro quadrato si intende il costo medio del metro quadrato nel quartiere dove vuoi valutare l'immobile. Questo parametro in una stima professionale immobiliare è più preciso rispetto a una valutazione tradizionale. Questo perché? Perché il valore per stabilire la quotazione al metro quadrato viene estrapolato dagli atti di compravendita di proprietà vendute vicino all'immobile da valutare. Con questo sistema può capitare di sapere quanto il tuo vicino ha venduto e avere così un parametro corretto di valutazione. Cos'è invece il coefficiente di merito? Il coefficiente di merito è quel valore che aggiunge o toglie prezzo in percentuali per le condizioni e lo stato di vivibilità dell'immobile. Ti faccio un esempio dei principali coefficienti di merito che si usano. 1. Lo stato locativo. Per un'abitazione rispetto a un negozio vale di più se è libera. 2. Il piano. Sappiamo che un piano rialzato costa meno dell'ultimo. 3. Lo stato di conservazione. Se è da ristrutturare o già vivibile. 4. La luminosità. 5. L'esposizione. Ovviamente una vista mare è sempre più gradita. 6. L'edificio. Il coefficiente varia per l'età o il periodo di costruzione e le condizioni del fabbricato. 7. Il riscaldamento, se centralizzato oppure autonomo. Bene, questi sono i criteri per una stima immobiliare professionale. Se hai altre domande, scrivimi oppure vieni a trovare l'agenzia. Ciao!